No, il contingente adesso è in sicurezza. Il ministro Crosetto ha chiesto all'ONU un cambiamento delle regole di ingaggio, vediamo quello che accadrà. Noi stiamo seguendo naturalmente in collaborazione con la difesa perché, con l'intelligence, con la protezione civile, con tutti, per vedere qualora dovesse servire per quanto riguarda i civili un'evacuazione, siamo pronti, organizzati, pronti a farlo, ma ripeto, adesso non c'è necessità di fare un'evacuazione, diciamo soltanto di non andare assolutamente in Libano in questo momento, e chi vuole rientrare è meglio che lo faccia perché la situazione è ancora incandescente, soprattutto non andare nel sud del Libano e stare molto attenti anche quando ci si muove in giro per il paese. Il ministro Crosetto bene ha fatto a sollecitare un aggiornamento perché le cose sono cambiate nel giro di qualche settimana. Quindi bene aver sollecitato ancora una volta le Nazioni Unite a valutare le regole di ingaggio e vedere se bisogna modificare l'organizzazione della missione. Sono oltre 1000 i soldati italiani, poi c'è un altro contingente che è solamente nazionale a Beirut città che addestra le forze armate libanesi, non è sotto la bandiera dell'ONU, è una missione soltanto tricolore, però è un altro contingente più piccolo. Per ora anche lì c'è un'altra presenza italiana, ma i militari sono, come posso dire, dal punto di vista dell'organizzazione sono reparti organizzati, il civile non è un reparto organizzato, quindi dobbiamo costantemente informarli con i nostri sistemi, con tutto lo strumento informativo che anche l'unità di crisi vengono aggiornati dei pericoli, chiediamo a loro poi di registrarsi sempre sul viaggiare sicuri, quindi tutte le nostre app vanno utilizzate per avere informazioni, poi quando gli italiani, quelli sono iscritti all'AIRE, vengono informati minuto per minuto quando sono dei pericoli, ma come sono quelli, vengono informati quelli che sono nelle app. Poi ci sono i siti del Ministero, il numero di unità di crisi per le nostre ambasciate e consolati che sono a disposizione di tutti i nostri concittadini.